Era presto in Italia, per lui è stata concessa l'estradizione. Ecco le sue foto più recenti dopo l'arresto e 8 mesi trascorsi nel carcere thailandese di Bangkok. Vito Roberto Palazzolo, condannato per associazione mafiosa latitante per anni in Sudafrica a 65 anni, è considerato un genio finanziario sia dai magistrati che lo accusano di essere la mente finanziaria di Cosa Nostra dai tempi di Falcone e Borsellino, sia dai finanzieri e banchieri che fanno affari con lui in Sudafrica, Stati Uniti, Svizzera e Cina. I suoi contatti all'epoca erano, per un verso, con l'ala corleonese di Cosa Nostra ai massimi vertici, Riina, Provenzano, Madonia, Geraci, Mangiaracina. Nello stesso tempo lui aveva rapporti con il gotha del sistema bancario svizzero, dove era inserito. Prototipo della mafia del 2000, dicono da Palermo. La mafia che depone il coltello per occuparsi di occultare, trasformare, nascondere i soldi sporchi cambiandone volto e paese. Uno dei pochi che potrebbe, se volesse, aiutare a rintracciare quei capitali così ben infiltrati da risultare introvabili alle polizie internazionali. Dal carcere, in questi scritti, ammette di aver commesso reati finanziari in Svizzera negli anni Ottanta nell'ambito dell'inchiesta Pizza Connection di Falcone. Fu condannato, sia pure con l'attenuante di aver agito sotto minaccia, e scontò la pena. Ma nega l'associazione mafiosa, reato per cui fu assolto nel 1992, ma condannato nel 2009. Noi riteniamo che il Palazzolo sia stato giudicato 2 volte per lo stesso fatto. Il ricorso alla Corte Europea di Strasburgo l'abbiamo già presentato. Dopo un incontro con i magistrati in Groia e Paci, qualche mese fa si è convinto a non ricorrere in appello e tornare in Italia. Provato fisicamente e psicologicamente dalla prigione thailandese, dove ha perso 40 kg e ha dovuto subire un'operazione al colon, scrive di essere in attesa di far luce su un presunto tumore ai polmoni. C'è qualcosa che non va, e chiaramente deve sottoporsi a degli accertamenti clinici adeguati, cosa che a Bangkok non è stato consentito fare. Ha chiesto un nuovo processo in sua presenza, ma nega di essersi pentito. Non ho di che pentirmi, non ho mai commesso reato, scrive. E proprio le accuse di alcuni pentiti hanno portato alla sua ultima condanna. Dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia che avevano cominciato a collaborare dopo che quel processo si era ormai ampiamente concluso. Hanno consentito di ricostruire a 360 gradi i rapporti tra Palazzolo e l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, ed in particolar modo con l'ala corleonese. Scrive: il pentitismo viene usato indiscriminatamente, manipolato o derelato. Preferirei una legge basata sulla dissociazione sincera e onesta. Avrei voluto che a questa affermazione fosse seguita un'accusa ben precisa, che fosse stato accusato di una determinata operazione finanziaria, di un trasferimento, di una società con Rino, Provenzano o con qualche altro mafioso, di qualcosa di concreto dalla quale potersi difendere. Aveva reinvestito soldi nella estrazione dei diamanti, nell'allevamento degli struzzi e addirittura nell'imbottigliamento e nella produzione dell'acqua minerale che veniva e credo tuttora venga utilizzata sulle linee aeree sudafricane. Non conosco Riina e Provenzano, scrive. Sono assente dall'Italia dal 1982. Nega di aver acquistato miniere di diamanti per conto di Provenzano in Sudafrica, investendone i soldi. Mio suocero ne possedeva diverse di miniere e questo può aver creato confusione, scrive. Questo è vero cioè che Palazzolo ha sposato la figlia di un ebreo russo, un certo Grunfeld, che è a sua volta concessionario di estrazioni diamantifere, credo tra l'Angola, la Namibia e forse anche il Sudafrica. Tuttavia bisogna guardare alla vicenda di Palazzolo nella sua complessità alla luce di quelle che sono le prove acquisite in Italia, ma anche gli accertamenti fatti dalla polizia sudafricana e trasfusi nella sentenza di condanna. Nei suoi scritti dal carcere dispensa addirittura consigli finanziari per l'euro e l'Europa, cita Marx e Gramsci. I magistrati stanno cercando le prove della sua mediazione in Africa tra Finmeccanica e i governi locali. Stiamo cercando effettivamente di comprendere se questi rapporti ci sono stati, se ci sono stati rapporti di interesse tra Palazzolo e questa società che opera nell'Africa subsahariana. E ripeto, tutto questo però allo Stato è sottoposto a segreto investigativo e dunque non posso dire nulla.
potrebbe far luce su tanti misteri italiani, ebbe a dire il suo avvocato mesi fa. Lui non credo che tema per la sua incolumità. Io ho qualche preoccupazione, ce l'ho. La notizia di un rientro volontario in Italia potrebbe chiaramente allertare i poteri forti della criminalità mafiosa che possono chissà cosa immaginare.